Questa Mattia è la scuola che ha fondato il più famoso maestro di Wing Chun al mondo, perché è stato l'insegnante di Bruce Lee. Cioè, ma Bruce Lee, quello dei film? Quello dei film. Questo è il suo insegnante, va alla scuola lì. Ma una domanda da profano pazzo, ma Van Damme c'entra qualcosa questa roba? Niente. Che io sappia, Van Damme non ha anche mai fatto Kung Fu. Ha fatto il box, il karate, danza. Tra l'altro, ha iniziato con la danza ritmica, credo, o artistica, cioè ginnastica in pratica. È un po' come dire che per Bruce Lee quello che faceva nel film era la sua arte marziale, cioè che lui faceva come arte marziale, in realtà era coreografie. Prendi tutti i famosi artisti marziali dei film, Steven Seagal, Aikido, ma non è l'Aikido che poi lui insegna e che pratica quello che fa nel film, perché sennò sarebbe spettacolare se fai una cosa tra virgolette fatta bene. Quindi l'Aikido fatto bene non è spettacolare come fa Steven Seagal nei film, quindi è un po' come vedere, so, Chuck Norris e pensare che sia la kickboxing o l'Aikido che fa lui. Quello di sopra è la scuola, quella che ti dico io, del di Vincio. Sotto ci hanno messo il karate Shotokan. È comica la cosa. E la cosa ancora più comica è vedere sotto che si stanno allenando col karate e sopra che ha già le luci spente, sono già a nanna. Quindi questo fa capire l'approccio che c'è, basico diverso. Cioè, quelli del Vincio siamo un po' pigri, no? Ma non dovremmo esserlo, perché quelli del karate stanno lavorando.